Buongiorno a tutti, non vi nascondo di essere molto emozionata di essere qui. Io voglio partire con dei ringraziamenti. Il primo è per questo festival. Questo festival è rigenerante, rigenerativo anche per gli amministratori locali che hanno sulle loro spalle il peso delle responsabilità, della quotidianità, dei problemi, della farraginosità delle procedure, hanno bisogno di questi spazi per confrontarsi e per ritrovarsi anche, per dare speranza ai loro territori. Grazie per aver inserito i comuni, per li considerati parte fondamentale di questo processo e dell'economia civile, di non aver fatto alcuna distinzione tra piccoli e grandi comuni, di aver considerato anche un comune piccolissimo come il mio, che è un borgo, una località bandiera blu della Calabria, con questo maestoso castello sul mare, castello di Federico II, ma ovviamente non sono venuta a presentarvi un territorio, sono venuta a presentarvi una comunità molto attiva, una comunità che ha una grande potenzialità nel sociale e che attraverso la rete delle sue associazioni è vivace, la anima e dà risposte ai bisogni non solo dei cittadini ma degli ospiti. Tra le tante esperienze che abbiamo fatto, ne abbiamo due in particolare, ma sono tutte, meriterebbero tutte di essere presentate a voi, e comunque io presento questo sistema di comunità, questo progetto di comunità che è anche comunità resiliente, lo abbiamo ampiamente dimostrato in questa pandemia, a dimostrazione che nessuno si salva da solo. È vero che nessuno si salva da solo, che la comunità è il primo antidoto ai fatti imprevedibili, E due occasioni abbiamo creato. Uno è il circolo velico. Noi, se avete visto prima, abbiamo un mare straordinario, però non eravamo abituati a fruirlo luogo di svago. Abbiamo fondato un circolo velico, cioè il comune insieme alla Società Nazionale di Salvamento ha fondato un circolo velico. Adesso questi ragazzi, con grandi sacrifici ma con grande entusiasmo, provano a dare un servizio e una modalità diversa di vedere quel mare agli altri. Roseto ha provato a fare quello che facciamo di solito come sindaci: impastiamo con quello che abbiamo, mettiamo insieme tutti i valori che abbiamo, le nostre tradizioni, le nostre autenticità, la nostra originalità, ma anche le risorse di cui disponiamo. E quindi, facendo una sintesi tra quello che è il portato culturale di Roseto, città satellite di Sibaris, ce l'abbiamo a 30 chilometri, a noi si coltivavano le rose che poi riempivano i cuscini delle principesse sibarite, ma anche richiamando la rosa damascena che caratterizza il nostro castello di Federico II, abbiamo pensato che quella delle rose potesse essere un viatico per dei ragazzi che hanno delle diverse abilità. E allora abbiamo chiesto a un'associazione tra le nostre di seguire questi ragazzi, di insegnare loro a coltivare le rose, di trasformarle, costruire dei piccoli souvenir per dare loro un'opportunità, perché mi piace dire che è stata fatta una grandissima cosa con la legge del dopo di noi, ma c'è anche un durante noi che serve a sprigionare le energie di questi ragazzi. E vorrei che l'ultima cosa la dicesse Antonio, che è uno dei ragazzi dei Figli delle Rose. Tutte queste rose
Grazie. Grazie. Adesso abbiamo a tutti viene consegnato il da Carlo Borgomeo la chiavetta come ambasciatori dell'economia civile nel nostro paese, sulle reti, nei nostri territori, tra le persone, con le comunità, per essere sempre più compartecipativi e generativi. Uno dei punti chiave di questo premio è la replicabilità, che vuol dire la capacità. Tutti voi avete dimostrato anche qui di contagiarci positivamente, empaticamente, ma anche con una forza e una carica molto pratica e pragmatica. Il premio va a Roseto Capospulico, Rosanna Manzia. Orgogliosissimi di aver portato Roseto Capospulico su un palcoscenico così importante. Importante perché è internazionale, importante per i temi che vengono trattati. L'economia civile è un'economia che mette al centro le persone, è una seria opportunità di sviluppo per le comunità, soprattutto quelle più piccole, soprattutto quelle che rischiano di rimanere marginalizzate da politiche nazionali che ancora non hanno assunto le giuste e corrette decisioni. Il nostro sistema di comunità, la nostra comunità resiliente, è stata individuata come un esempio replicabile in tutta l'Italia, come un modello a cui altre comunità di altri piccoli borghi possono fare riferimento per organizzare più servizi sui territori, per dare maggiori opportunità e maggiori motivazioni ai giovani, ma anche a quelli che giovanissimi non sono, di rimanere sui territori e di eliminare o quantomeno fare muro contro un pericolo che è sempre dietro l'angolo per i piccoli borghi, e cioè lo spopolamento. Liberiamo energie, liberiamo risorse, saremo tutti certamente più ricchi.